Buonasera, vi faccio un aggiornamento al di fuori della grande emergenza coronavirus di cui si sta occupando il governo perché, come tutte le emergenze, gli strumenti ultra rapidi di intervento li ha a disposizione il governo, quindi come sicuramente sapete un decreto è già stato emanato ed è in corso di conversione, è già stato approvato alla Camera, la settimana prossima arriva qui in Senato, il governo sta preparando ulteriori due decreti di aiuto, di ristoro, di intervento, sempre per i danni generati dal coronavirus. Quindi al di là di questo, che ribadisco è un tema su cui il governo è assolutamente al lavoro, avrete sicuramente sentito le dichiarazioni del ministro Patuanelli, del ministro Franceschini. Patuanelli ha incontrato alcuni giorni fa tutto il mondo delle categorie imprenditoriali, rete imprese, Confindustria, eccetera, che hanno anche, diciamo, apprezzato la velocità di intervento e di interlocuzione. Il ministro Franceschini ha incontrato tutto il mondo, tutto il settore del turismo, quindi purtroppo questa emergenza, chiaramente imprevedibile, chiaramente non, che non dipende dalla nostra volontà, sta vedendo il governo assolutamente al lavoro. Quindi io non parlo di questo, parlo di quello che sta proseguendo a livello ordinario qui in Senato, in particolare nella mia commissione. Inizio sempre col tema delle bollette perché ormai chi mi segue sa perfettamente, quindi lo ribadisco per eventualmente nuove persone che mi ascoltano. Questa settimana è stato approvato il milleproroghe e all'interno del milleproroghe vi è il provvedimento che rende finalmente possibile la realizzazione delle comunità energetiche e dell'autoconsumo collettivo. Rimando i video precedenti perché ormai ne ho parlato talmente tante volte che credo che chi mi segue appunto conosca perfettamente l'argomento. Sono due strumenti che rivoluzionano il modo di produrre, distribuire, consumare, stoccare l'energia elettrica. Quindi passare da un modello centralizzato, da un modello in cui ci sono le grandi centrali che appunto producono soprattutto chiaramente tramite gas, carbone. Abbiamo ancora un buon 11-12% di importazione, soprattutto di energia elettrica derivante dal nucleare in Francia, quindi c'è anche questa fetta piuttosto ancora importante. Passare da questo modello invece a un modello decentralizzato con la grande novità che la gestione e la decisione su come gestire questi impianti è dei cittadini, perché queste comunità dell'energia e l'autoconsumo collettivo, che è la versione semplificata, nel senso che le comunità significa che gli impianti sono posizionati in vari punti, non ha importanza, sono di proprietà dei cittadini, mentre l'autoconsumo collettivo significa semplicemente che la produzione e il consumo avvengono tutti nello stesso edificio. Quindi autoconsumo collettivo significa condomini, significa aeroporti, ospedali, centri commerciali, mentre comunità energetiche significano appunto tanti impianti sparsi in un territorio geograficamente. La cosa più conveniente è farli, diciamo, in un territorio geograficamente limitato, quindi circoscritto. E su questo innanzitutto vi esorto a leggere un rapporto che è sotto forma di libro, è un rapporto dell'Unione Europea, quindi è un rapporto ufficiale che si chiama La democrazia energetica. Lo trovate gratuitamente perché è un rapporto appunto ufficiale, lo trovate su internet, lo trovate sul mio sito, lo trovate su tanti altri siti e spiega come negli altri paesi, soprattutto Nord Europa, queste comunità dell'energia vivano già, sono già sorte, sono assolutamente virtuose, capovolgono quello che è il normale approccio del cittadino verso l'energia. Adesso il cittadino normalmente si oppone
alla costruzione di una centrale a biomassa, di una centrale con eolica, normalmente si oppone alle centrali. E con la comunità dell'energetica e con le comunità dell'energia, queste centrali saranno costruite dai cittadini collettivamente, cosa che appunto già avviene da molti anni in Germania, in Danimarca, ai Paesi Bassi, Svezia, eccetera, eccetera. E questo rapporto libro che si chiama appunto La democrazia energetica, descrive già queste esperienze virtuose. Il problema era che in Italia, fino a 2 giorni fa, queste soluzioni tecnologiche, anzi, queste soluzioni normative, perché la tecnologia è già pronta, non erano ammesse per legge, non erano ammesse per legge, quindi una cosa così, diciamo, logica, come il fatto di poter, condividere, costruire, immagazzinare, energie, in questo caso rinnovabili, collettivamente, appunto non era permessa. Da 2 giorni a questa parte non solo è permessa, ma è incentivata. Non solo è permessa, ma è incentivata, perché tutta l'energia che verrà prodotta con questi impianti collettivi beneficerà di una tariffa, di un premio, appunto, di un premio incentivante. Quindi non solo verrà esonerata da alcuni oneri, attenzione, non gli oneri di sistema, quelli verranno pagati tutti. Ribadisco per l'ennesima volta che bisogna pagarli perché è la scelta politica che è stata fatta, a mio avviso correttamente, 15 anni fa di incentivare le rinnovabili, facendo sì che in 10 anni, per esempio, il fotovoltaico, la costruzione di un impianto, il prezzo di costruzione è diminuito di 7 volte. È diminuito di 7 volte. E quindi oggi abbiamo dei prezzi così bassi che veramente riducono le annualità di ammortamento della costruzione di questi impianti. Quindi abbiamo dovuto fare il sacrificio anni fa, e ce lo portiamo avanti fino al 2030, con questi oneri che comunque stanno calando, perché il picco c'è stato un anno e mezzo fa, adesso cominciano a calare per i prossimi 2 o 3 anni lentamente, e poi da partire da circa 2024 caleranno più rapidamente. E ribadisco anche in questo caso per l'ennesima volta che, nonostante il sacrificio fatto, questi oneri, la bilancia complessiva è favorevole, perché produrre così tanta energia rinnovabile ha fatto calare il costo della materia prima, ha fatto diminuire le importazioni, ha fatto diminuire le emissioni di gas inquinanti. Quindi gli studi ufficiali che prendono in esame il periodo dal 2008 fino al 2030, il periodo in cui valgono tutti gli incentivi, e la bilancia è ancora positiva per qualche miliardo di euro, quindi il sacrificio comunque ne è valso assolutamente la pena. Nessun soggetto politico, nessun soggetto imprenditoriale ha mai smentito che questi oneri siano serviti per il benessere complessivo della collettività. E ribadisco, grazie a questi aiuti, il costo, per esempio, del fotovoltaico è diminuito di 7 volte. Allora, detto questo, sulle comunità, sull'autoconsumo collettivo, che permetterà di abbassare notevolmente direttamente la bolletta di chi entrerà a far parte di autoconsumi collettivi o di comunità dell'energia, perché appunto non pagheranno una parte degli oneri di trasmissione e di sbilanciamento, e avranno invece il premio sull'energia autoconsumata, tra cui anche l'energia utilizzata per caricare le batterie. Questo ci tengo a sottolinearlo per l'ennesima volta. Anche nel momento in cui io carico una batteria con l'energia elettrica prodotta dall'impianto sul tetto, comunque è autoconsumo di energia. Quindi viene incentivato ugualmente lo stoccaggio di energia, senza parlare del fatto che rimangono in essere, attenzione, le detrazioni fiscali già presenti. Quindi il 50% di detrazione fiscale rimane assolutamente in essere, quindi si cumulerà come incentivo, si cumulerà, si aggiungerà a quelli che vi ho descritto brevemente. Poi ho detto, vi rimando ai video precedenti perché ne ho già parlato diverse volte, non vorrei ripetermi troppe volte, vi do eventualmente appuntamento a martedì mattina perché
al Ministero dello Sviluppo Economico, ci sarà una conferenza stampa con il ministro Patuanelli, con il sottoscritto, in cui, e con il collega Luca Sut, che alla Camera ha fisicamente firmato e presentato l'emendamento in questione, in cui spiegheremo con un buon livello di dettaglio queste cose che vi ho descritto brevemente. Sempre in questa settimana abbiamo proseguito le audizioni per quanto riguarda invece il tema dell'efficienza energetica negli edifici. Queste sono tematiche che da molti anni vengono normate a Bruxelles, per cui per l'ennesima volta vi ribadisco l'importanza di seguire quanto avviene a Bruxelles, perché le direttive sull'efficienza energetica negli edifici sono direttive che hanno iniziato il loro percorso addirittura nel 2002 e periodicamente sono state aggiornate. È arrivata un'ennesima direttiva, la Prestation Building Directive 3, appunto sull'efficienza energetica negli edifici. E adesso la stiamo recependo, è una direttiva che ancora una volta mira ad accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici già esistenti, a favorire una strategia di ristrutturazione a lungo termine, perché ricordiamolo, abbiamo edifici che disperdono mediamente il 60% dell'energia che utilizziamo per scaldarli d'inverno e rinfrescarli d'estate, e assorbono il 40% del fabbisogno nazionale, quindi sono un'enorme spugna, un enorme consumo di energia. Promuovere tutta la parte di gestione digitale, quindi tutta la domotica, tutta l'automazione che può servire ulteriormente a far calare i consumi. E tra l'altro, in quest'ultima direttiva è stato anche previsto una integrazione, un impulso alla mobilità elettrica nel senso di integrare negli edifici infrastrutture di ricarica ovviamente per i veicoli elettrici. Quindi sull'efficienza noi abbiamo audito diversi soggetti, vi faccio anche una breve lista: Assoesco, il Consiglio degli Ingegneri, Elettricità Futura, Enea, Federbeton, FIRE, Italia Solare, poi Kyoto Club, Aicar, e da tutti questi abbiamo avuto una serie molto preziosa di suggerimenti su come migliorare questo recepimento. Ora, su questo tema dell'efficienza energetica, chiaramente sono anni che esistono le detrazioni fiscali, i famosi ecobonus, tipicamente 50-65%, e sono anni che io incentivo e spingo il sistema bancario a essere più attivo, più proattivo, più coinvolto in tutto questo settore. Ora, direi, diciamo, finalmente il mondo bancario ha capito le opportunità, in questo caso di business per loro, nel entrare appunto in questo settore legato alla cessione dei crediti, legato a tutto il volume d'affari che si sviluppa mettere le mani su un edificio dal punto di vista sia energetico che sismico. Quindi, so che si stanno attivando in questo senso, spero di darvi degli aggiornamenti positivi a brevissimo, perché ho avuto qualche feedback decisamente positivo, e quindi anche le banche finalmente potrebbero aiutare maggiormente questo settore, che naturalmente ha bisogno di grossi investimenti nel tema. Tra questi aiuti, naturalmente, oltre alle detrazioni, c'è tutto il discorso della cessione del credito e dello sconto immediato in fattura, sul quale da qualche mese vi sto tenendo aggiornati. Vi avevo detto: finiamo il milleproroghe, finiamo la conversione del milleproroghe e dopodiché torniamo sul tema, perché siamo fortemente convinti che trovando una soluzione,
scusate la terminologia inglese, win-win, tornando a una soluzione che faccia contenti tutti, sia possibile aumentare grandemente, banalmente, il lavoro per le imprese del settore, l'appetibilità da parte del cliente finale di fare degli interventi, perché con lo sconto immediato naturalmente è estremamente invogliato a fare questi interventi perché riceve appunto uno sconto immediato. E quindi, come vi avevo promesso, come mi ero impegnato a fare dopo il milleproroghe, abbiamo ripreso le interlocuzioni con i vari stakeholder, CNA, Confartigianato, anche in questo caso appunto il mondo bancario, i grandi costruttori, i grandi provider di energia, e ci stiamo mettendo le mani sopra, stiamo cercando con il MEF quale può essere lo strumento migliore per tutti. Ho chiesto ai vari interlocutori comunque anche di parlarsi tra di loro per avvicinare le posizioni, perché sono mesi che ripetiamo, ci sono posizioni fortemente, diciamo, opposte, perché da un lato ci sono le PMI che dicono: ma se ci addossate il carico fiscale, il credito fiscale, ci fate un grosso danno, non abbiamo capienza, siamo piccole e dobbiamo, diciamo così, fare da banca nei confronti dello Stato. Dall'altro lato ci sono invece, i consumatori, i clienti finali, che naturalmente hanno tutto l'interesse a avere lo sconto immediatamente. Quindi ci sono interessi fortemente contrapposti. Ora io sto invitando, ho già invitato le varie parti a cercare di parlarsi in maniera da avvicinare le posizioni, essere propositivi e dare a noi, come legislatore, dare, diciamo, quelle che sono delle indicazioni che potrebbero essere, gradite a tutti. Ovviamente ciò non toglie che stiamo autonomamente cercando questa soluzione immediata per tutti. Questo è il lavoro che, diciamo, ho portato avanti questa settimana nella isteria causata da questo coronavirus. L'ho detto all'inizio di questa diretta: sul coronavirus sta agendo il governo, quindi sia il ministro Patuanelli che il ministro Franceschini per quanto riguarda attività produttive, turismo, commercio, e quindi sono in arrivo due decreti, appunto, due decreti legge, quindi scritti dal governo, che è l'unico in questi casi a poter agire con estrema rapidità. Verranno promulgati al più presto, verranno immediatamente girati alle Camere per la conversione, e quindi cercheremo di aiutare tutto il sistema produttivo, commerciale, logistico, turistico nella maniera migliore possibile. Diciamo che i danni ormai si espandono anche ad altri paesi esteri. Chiaramente il virus non conosce confini, quindi anche altri paesi avranno una situazione similare. L'Unione Europea ha già aperto uno spiraglio per quanto riguarda la possibilità di concedere aiuti ulteriori, appunto, dovuti a questa situazione di emergenza e di forza maggiore, di calamità, e quindi da questo punto continueremo a spingere affinché l'Unione Europea ci dia maggiori flessibilità. Vi avevo fatto anche un video per quanto riguarda il Green Deal. Sono arrivato, diciamo così, a riassumervi la prima parte della comunicazione che la Commissione europea ha mandato al Parlamento. È estremamente importante perché lì si decidono i prossimi 10 anni di strategia per quanto riguarda le varie transizioni a tutto un sistema energetico e industriale più pulito, tra cui anche la carbon tax. A breve vedrò di farvi, diciamo, un riassunto della seconda parte di questo importantissimo documento, perché continuo a sottolineare: la stragrande maggioranza della politica italiana deve sottostare a quello che viene deciso a Bruxelles. Quindi da un lato è estremamente importante la qualità del lavoro che viene fatto dai rappresentanti italiani a Bruxelles, e dall'altro è estremamente importante che il cittadino si informi su quello che succede a Bruxelles, perché poi in Italia la maggior parte della politica è un riflesso di quello che succede a Bruxelles. Bene, detto questo, vi auguro un
un buon fine settimana. Speriamo di tornare alla normalità il prima possibile, ne abbiamo tutti un gran bisogno e quindi ci aggiorniamo all'inizio della settimana prossima. Ribadisco, martedì mattina alle 10:30 faremo questa conferenza stampa sulla comunità energetica e l'autoconsumo collettivo. Ci sarà chiaramente la diretta streaming e quindi vi aggiorneremo martedì mattina. Grazie e buona serata.